Per tanti, con il nuovo decreto sicurezza, l'Italia compie un deciso passo indietro. Sono proibiti gli assembramenti dei cittadini e vengono imposti gli sgomberi, un segnale poco confortante per la democrazia del paese. Idolo di sabato, questo famoso decreto di cui si è parlato, si è sparlato e si continua a parlare, ma a che punto siamo? Ma il decreto ormai è legge, il 28 novembre è stato votato in Parlamento e poi successivamente firmato dal Presidente della Repubblica, quindi a tutti gli effetti una legge. Una legge che non è altro che va a rafforzare quelle politiche sicuritarie approvate nel nostro Paese nell'ultimo ventennio e che di fatto redeclinano le nuove figure dei nemici. Possiamo dire che ormai l'Italia è entrata prepotentemente, è tornata, possiamo dire, prepotentemente nell'era ottocentesca. Sono tornate ad esistere classi pericolose e queste classi pericolose oggi sono i migranti, sono i poveri, sono coloro che vivono ai margini della società, sono coloro che si oppongono alle politiche di austerity. E l'impalcatura della legge Salvini, chiamiamola così, su immigrazione e sicurezza, è tutto qui e va a ledere profondamente l'impianto costituzionale di questo Paese, nel momento in cui ci sono cittadini che hanno determinati diritti e cittadini che non hanno nessun diritto in questo Paese, sono non persone che sono costrette a vivere in non luoghi. Ecco perché credo che ormai la deriva autoritaria che questo governo ha preso sia sul provvedimento della legge sicurezza e sia su quello che si sta approvando in base al decreto Pillon è profondamente pericoloso e fa tornare indietro il paese di una minima di un secolo e mezzo. Ecco, ma ci sono margini di azione. Ma immaginazione significa oggi riprendere in mano quelle che sono state le lunghe tradizioni dei movimenti, del movimento operaio, dei movimenti sociali in questo paese, a partire da una disobbedienza civile e sociale a questi provvedimenti. Io credo che non è possibile pensare che delle persone vengano sbattute in mezzo alla strada. Ecco, io credo che a partire anche un invito alle amministrazioni locali, come stanno già facendo centinaia di amministrazioni locali in tutta Italia in questo periodo, passiamo a Bologna, a Torino, che hanno detto di non applicare il decreto Salvini, io penso che questo sia un fatto necessario perché ci ritroveremo con centinaia di persone in mezzo alla strada priva di nessun supporto e questo è dovuto soprattutto a un cambio di paradigma avuto in questi anni qua, in cui le politiche sociali sono state tutte redeclinate sulle politiche penali e quindi non c'è più concretamente nessun intervento concreto a quelle che sono le politiche dovute al disagio sociale. Oggi se perdi l'abitazione non c'è qualcosa che ti interviene, diventa un problema di ordine pubblico, non è un problema più sociale.